Professoressa, piacere che vi introdurrà a questa diciamo, poesia abbastanza chiusa, che ha molte, in una frase diciamo, che esplica molte significati. Quindi, se Maria Pia è pronta, noi possiamo dare il via. Grazie, e quindi a voi, soprattutto a Angela, la parola. Ringraziamo la professoressa Zaffino che ha pensato e ci ha dato l'opportunità e l'amministrazione comunale che ha dato a me, ma soprattutto ai ragazzi, l'opportunità di dare forma a questa comunità di lettori che piano piano sta crescendo. Questa è la seconda volta che i ragazzi vengono coinvolti in un'intervista. La prima è l'ultima. La prima è l'ultima dell'anno. Ci verranno sicuramente da teatro. È un'esperienza che è importante per loro avere la possibilità di confrontarsi con uno scrittore, avere la possibilità di confrontarsi sui significati dell'arte e della letteratura. E la sfida che ci hanno dato, che noi abbiamo accolto, è una sfida importante. Questa volta i ragazzi sono stati chiamati a confrontarsi sulla poesia. La poesia, come tutte le arti, è, diceva il dottor Metastasio, è una delle arti più eccelse, più importanti, ma allo stesso tempo mi piace pensare la poesia come qualcosa a cui tutti possono accedere. Basta avere il cuore pronto ad ascoltare. Poi ci sono più livelli di profondità, di lettura e interpretazione di una poesia, ma basta avere il cuore per ascoltare, gli occhi per leggere, e la voglia di mettersi a disposizione degli altri e la voglia soprattutto di indagare attraverso la poesia quello che noi troviamo. C'è una scrittrice inglese, Emily Dickinson, che cosa diceva? Che paragonava il poeta a una creatura che accende una lampada e dà una luce. Questa luce serve come stimolo per riflettere su delle idee, su delle emozioni. E poi questa creatura scompare. Rimane la luce, che ci dà la possibilità di riflettere, di parlare, di indagare il nostro io. Perché la poesia che fa? Dà voce alle emozioni, dà voce al nostro io, cerca di dare un ordine al disordine che viviamo ogni giorno. Il libro che noi abbiamo letto ieri, su cui ci siamo confrontati, è il libro di Nando Scaramuzzino, Incommensurabilmente. Ed è una raccolta di poesie, ma in realtà il poeta ci offre, mette a disposizione nostra, la sua storia. La storia di un uomo innamorato, di un uomo che racconta un amore secondo diverse sfaccettature, ci racconta della meraviglia dell'amore, della parte felice dell'amore, un amore che è totalizzante, che riempie di gioia la sua vita, un amore tanto cercato, un amore che viene paragonato a diversi elementi della natura. Ma oltre alle emozioni positive, mette a nostra disposizione anche altre emozioni, la solitudine, a volte anche l'angoscia, perché tutte le passioni, tutte le relazioni che noi viviamo ci danno la possibilità di sperimentare tanti sentimenti, tante emozioni. E lo fa in modo raffinato, lo fa scegliendo accuratamente le parole da scrivere e ha messo a disposizione nostra la sua storia, e questa è una cosa importante e speciale. Grazie alla lettura di queste poesie, noi ieri, quando ci siamo incontrati con i ragazzi, abbiamo avuto modo di parlare di emozioni, di parlare di come affrontare le relazioni, l'importanza di affrontare le relazioni e vivere le emozioni. Io mi fermo per ora e lascio la parola a loro, perché è importante che siano loro a
guidare questa discussione, perché loro sono il nostro futuro. Allora, Rita, che cosa... Ah no, Elisabetta, scusa, che cosa vuoi chiedere? Perché ha scelto di raccontarsi attraverso le poesie e non tramite un romanzo? Intanto buonasera a tutti, grazie di essere qui. Ringrazio Giorgio che mi ha supportato e sopportato per un certo periodo, però alla fine io ho insistito perché volevo assolutamente venire anche a Bivolucci, che ho girato parecchio nel Bivolucci di Reggio, per la Carazzara, per l'Ultimo, tipo di Santa Tuzza, sono stato poi anche a oltre regioni, ad esempio Roma, l'Università, Cosenza, l'Università, e quindi ci tenevo a Bivolucci perché, così rispondo in qualche modo direttamente anche a loro, perché a Bivolucci io sono venuto su fine degli anni 80 con mia moglie e sono stato a fare piccoli cammini di storia e poi siamo andati a Bivolucci. Quindi ho questo ricordo sentimentale e ci teniamo parecchio a venire anche a Bivolucci. Ma per rispondere alla tua domanda, bisogna essere incredibili, portati per fare determinate cose, anche un mestiere. Io ho sempre scritto poesie, oppure mi sono interessato di storia locale, per esempio Arena, Troviano, a Paro stesso, in quel paese, perché mi sento portato verso queste, rappresentazioni dell'arte, dell'arte. E ti devo dire che già ho pubblicato un libro di poesie in ciclostile, sai cos'è? Allora era un rullo, si mettevano i fogli e si stampava, girando con l'inchiostro si stampava il testo preparato in una matrice, diciamo. E io al secondo liceo classico ho sentito la necessità di comunicare a tutti i licei di Vito, che poi nel frattempo sono tornato a Vito, diceva appena prima, quando sono venuto, diceva la nostra stessa, che quando ho detto a mio papà che volevo fare andare al liceo classico, mi ha detto sì, sì, non ti preoccupare, però devi andare a Reggio, perché così stai lontano dai tuoi amici, al liceo classico si studia, è una scuola impegnativa, e io e mio amico sono andati a Reggio, lui al liceo scientifico e al liceo classico, e abitavamo, io ho avuto la fortuna di abitare il liceo classico a distanza di 15 metri, e lui però quando il liceo scientifico aveva una bella tappa, anche, ma ci ha ospitato un finanziere, abitavamo dentro casa di un finanziere. E poi quando sono andato a Vivo ho sentito la necessità di farmi conoscere per quello che ero, perché arrivavo da fuori in pratica, e c'era gente che era già... avevano creato dei rapporti e quindi io pian piano in punta di piedi ho stampato questo libro e devo dirlo con orgoglio, ho fatto 250 esemplari e in una settimana li ho venduti, però questo mi è costato parecchio perché io andavo sempre preparato in tutte le materie, ma attenzione, dedicavo delle ore a giocare a calcio o a passeggiare con gli amici, andare al bar, eccetera, eccetera. E poi però dedicavo delle ore necessariamente allo studio. Quindi il giorno dopo io ero portato in tutti i giorni dentro, anche in una parte, perché è stato sempre il mio punto debole. E quindi salvavo la classe, perché alzavo il dito per essere interrogato. Il lunedì erano tutti preparati, i miei compagni. Però questo è derivato dal fatto che poi mi hanno conosciuto,
diceva, non dovrebbe andare tanto qua, non è qua, insomma, però ciò c'è la tua risposta. Io ti ripeto, non mi sento portato per fare un romanzo. La prima cosa che mi viene in mente e che mi è sempre venuta in mente, anche perché questo, devo dire la verità, mi ha anche sostenuto e aiutato parecchio lo studio che avevo fatto con i classici greci e latini. Questa è stata anche questa la molla che mi ha fatto scattare questa passione per la poesia. Però ti ripeto, bisogna essere anche portato, no? Scrivono cose più flessibili o pensano. Grazie. L'universo poetico che emerge da queste poesie, il suo universo poetico è ricco di sensazioni, di parole, di simboli, di parole sussurrate, di parole pensate, gridate. È bello perché non è una semplice raccolta di poesie, ma è quasi una sorta di poema unico che racconta una storia. E l'amore che lei ha raccontato è un amore puro, vero, un amore che salva, quando dice voglio restare con te per vincere l'inchiostro del male. Ed è un amore che è totalizzante, come ho detto prima. Perché la donna è madre, è sorella, è amante, è cuore, è amore. E una cosa che abbiamo notato sono i quattro sonetti. Primo sonetto lamentato, quando ancora non conosceva Ketty, ma la cercava. Il secondo sonetto, l'amore movimentato, quindi un inizio d'incontro, abbiamo interpretato. Il terzo sonetto, danzato, quindi questo amore che diventa realtà finché diventa allegro e cantato. Oggi posso e voglio chiamarti, scrive. Quindi abbiamo vissuto insieme a lei questa sua storia. E questo ci ha emozionato molto. Guarda, io ho detto, non ci metto, io non riesco, anche perché mi rimane l'esperienza di giornalista, quindi te la lavo tutti per tua tutte queste persone. Intanto se vuoi spiego perché è lamentabile, perché io ho una passione per la musica, in generale per la musica classica, e quindi ho pensato, quando scrivevo questa poesia, anzi la sentivo dentro, una musica per musica. E quindi in base a quello che si generava nella mia testa, nel cuore, arrivavano con sì, è vero, guarda, io con questo libro ho voluto rappresentare quello che è stata la mia esperienza con mio nonno. Per due motivi. Il primo motivo è perché devo fare un po' di storia. Allora io, quando ero da 2000 di lavoro, ho pubblicato un altro libro di poesia. Mentre stavo contattando una casa editrice di Firenze, che all'epoca non si esprimeva come si esprimono quelli di oggi, perché dicono che la poesia non tira, e quindi non pubblica nel libro di poesia se non paghi proprio. Vabbè, vediamo. No, perché poi io mi sono pubblicato di Tascaria, però vanno. Questo è arrivato alla quarta ristampa. Come si spiega che ho superato 1200 copie? Certo, vado in giro, però io vado in giro perché ci credo, ci credo il messaggio. Libro a quanto sembra anche ricepito e apprezzato. Nel secondo libro che ho scritto da Molossola, io mentre stava per essere stampato, elaborato la stampa, sono sceso giù ad Acquaro da Molossola perché c'era un periodo di vacanza e volevo stare un po' con i miei, perché era parecchio,
succedevano. E allora, niente, mentre passeggiavo con un mio amico per uscire da casa, dalla porta di casa, una giovane donna, un ragazzo di 20 anni, me ne sono innamorato subito, ma ti giuro, appena l'ho visto, sono andato proprio verso la tramontana, ho detto mio amico, ma chi è? Perché era andato a mostrare, perché ci sono giro. Ed era tornata poi a 14 anni. E allora ho detto, senti, contattiamo con un altro amico, perché io lo devo conoscere assolutamente dentro questi 5 giorni. Poi non ci crederete, il giorno dopo, questo mio amico, quest'altro, terzo incontro, mi organizza una festa in casa di questa ragazza, proprio il massimo che si poteva fare. E lì poi ho scambiato le cose, l'ho chiesto all'indirizzo di Messina perché era già scritto il primo anno all'università, non me lo voleva dare. Io intanto torno a Domodossola, perché poi me l'ha dato. Torno a Domodossola e mando un mazzo di fiori questa via di Messina, nello stesso con un biglietto. Nello stesso tempo blocco la stampa perché volevo inserire una terza, una dedica, una nuova dedica, la prima è stata ridefinita. E in questa nuova dedica ho aggiunto, c'erano già i miei genitori gli occhi, che gli occhi rappresentano l'interiorità. E però ho aggiunto a te il cuore, però l'avevo conosciuta 5 giorni prima. E quando sono risceso per l'estate, ho portato il libro in maggio, ho detto la rete, mi fate ci lasciamo. Poi ho detto, ma perché ci dobbiamo lasciare? Loro c'è scritto che ci lasciamo, possiamo lasciarci. Però mi ha chiesto un favore, ha proprio espressamente. Mi ha detto, non devi più scrivere, pubblicare il nostro libro, io ho scritto sempre. Non devi scrivere e pubblicare i libri di poesia perché lo so che poi tu ci metti dentro. Guarda, io ti giuro, ho fatto una scelta d'amore molto sofferta, ma era una scelta d'amore che dovevo fare, dimostrarti che ci tenevo tantissimo lei, che volevo rispettare le donne, anche di rispettare le donne, significa anche questo, cioè rinunciare a qualcosa. E quindi io devo dire la verità, poi è passato tanto tempo, ho fatto la seconda edizione del libro di Aquano, ho scritto anche un libro di storia locale, come dicevo prima. Però, dopo che è morta, io non potevo non riversare su questo libro tutto questo sentimento che noi abbiamo avuto. Perché anche la gente, quando ci vedeva, si avvicinava, c'era sempre una coppia bellissima, una cosa meravigliosa. Perché io ho sempre dimostrato in maniera chiara, netta, decisa di amare questa donna, rinunciando a certe cose. Perché questo, ecco perché ho cominciato a venire. Perché la donna l'ha amata, senza misura. Io comincio da niente, non ci devono essere dei pensamenti o paletti. Anche se poi sbaglio, se sbaglio ci si ferma a riflettere, a ragionare, anche io lo tiravo, io non è che non lo tiravo, infatti non mi tiravo il letto, gliel'ho sparato in una circostanza in cui non mi rivolgeva più la parola, perché io sono un delicato, certe volte mi dimentico di cose che mi dicevo di fare delle cose per non dimenticavo, invece la prendere, era una rimanca molto precisa. E allora niente, mentre se ne stava andando a casa, era seduto sul divano, io sono seduto a casa, lui si alza, se ne va, allora, 5 metri, allora avevo gridato, senti che io ti amo come ci va per mente, lei si gira, si deve salire, insomma mostra un diretto un po' americanizzato. Ho detto, ma cosa faccio io che uscire? E stato uscito così perché è la verità. E noi abbiamo vissuto questa storia. Devo dire che comunque, adesso non lo dico per convincermi, io sono fatto così. E poi perché scrivo poesia? Perché la poesia insegna a dire la verità sulle cose. E io sono sempre in questo parere, io con la verità sempre comune, anche a costo di avere delle ripercussioni, di
diciamo, e quindi dovunque sono andato devo dire che il libro è arrivato. Non sarei arrivato a stampare per 4 volte il libro ogni volta con 5-8 copie, come il segreto forse è che questa passione, questo amore si percepisce, si legge. E noi l'abbiamo rivissuto. Linda. Il tuo volto, collana di lune nuove. Leggendo questa poesia abbiamo paragonato le fasi lunari alle varie fasi di innamoramento. E questo è il senso che voleva trasmettere? No, purtroppo no. Però mi fa piacere che voi siate riusciti a interpretare, perché la poesia è giusto per interpretarla. Allora, io stavo dicendo prima che ho amato mia moglie senza misura. Quella era, doveva essere così, era bellissima. Anzi, quando ci siamo sposati, questa era 37 figli, perché avevo lavorato in un posto dove bazzicavano, insomma, Gianni Malucci, dopo non dicevo qua, però non sapevo, andavano saltando. Però lei purtroppo, anche per affrontare il matrimonio a queste sue, si è messa a lavorare, per la ragione di un certo punto. E però ha perso tantissimi figli, tant'è che quando ci sono stati pensava 37 figli. Allora diceva, ma tu veramente mi vuoi bene, io sono così male, tu hai un viso angelico, per me sei bella come una donna. Ecco perché, le lune sono bellissime, soprattutto d'estate, grandi. E quelle sono le lune nuove, per me mia moglie era una luna nuova, una collana. Martino, quanto è riuscito difficile trasformare le emozioni in parole? Tantissimo, perché guarda, quando si scrive una poesia bisogna ritornare a leggerla e a rileggerla, perché a volte non, anche scrivendola di getto puoi usare dei termini che non sono veramente appropriati, non aiutano a comprendere quello che si vuole scrivere. Poi devo dire che io ho potuto affinare il linguaggio e in questo vi esorto a leggere qualsiasi cosa. Però nel mio caso io non mi sono fermato alla letteratura che facevamo a scuola. Io ho cominciato a leggere poesie di tutti gli autori del mondo, anche giapponesi, cinesi, diciamo gli spagnoli che sono un classico, tedeschi. Ho letto la poesia, insomma, gli autori di tutto il mondo, così ho potuto affinare anche. Quando e come nasce la passione per la scrittura? Poi, quando ha scritto la sua prima poesia? Guarda, io a 14-15 anni giravo in tasca con un... Allora, 14-15 anni, giravo con un pezzetto di matita, così che tenevo in un taschino dei jeans, con dei fogli, perché ogni tanto mi veniva il birbizio di fare, però quella non era poesia, però ho incominciato tutto. Ma la poesia che mi ha dato il là per continuare è stato quel vicino del liceo classico. Chi sono i suoi modelli? A chi si ispira? Guarda, sinceramente non mi ispira nessuno, però io amo profondamente un autore che si chiama Pablo Neruda, ma per il suo sentimentalismo, non per l'idea politica che ha espresso, è importante, bisogna ammirare. Per il sentimentalismo ho sempre avuto questa passione, l'ho letto tutto, anzi l'ho letto tutto perché mi sono portato tutti i suoi libri. Prima parlavamo di Dante e ci ha colpito
che la dedica a tua moglie. A mia moglie, vorrei che il sentimento che trasponde la misura di Dugine dalle poesie che sono santissimamente segue tutti in particolare le sue donne, affinché siano solo amate e non incominciabilmente. Ogni giorno in televisione si sente parlare di storia sulla violenza sulle donne, invece leggendo le sue poesie abbiamo conosciuto amore e rispetto verso le donne. La poesia può essere strumento per sensibilizzare gli altri contro la violenza? Guarda, io a Torino sono stato fortunato due volte, perché quando ho presentato lì a Torino, l'ho presentato in una palestra di un cugine, che era un cugine a Parezzo, che è stato un dottore italiano del programma di Tiva, Mando ci chiama. No, lo c'è. Gli ha dato la possibilità di usufruire della sua palestra. Però lì è venuta a fare la relatrice, come sta facendo la vita, una docente universitaria, che poi alla fine mi ha detto, vuoi venire al mio dipartimento? Il suo dipartimento era un dipartimento in cui si parlava appunto di donna, e quindi per me è stata l'occasione in cui ho potuto sottolineare quanto sia vile commettere violenza contro la donna. E il libro vorrebbe arrivare proprio a estendere questo messaggio un po' alla maggior parte, alla maggior parte degli uomini, perché si rendono conto che la donna va inconsapevolmente e senza misura, come dico, dappertutto, perché ragazzi, io ci sono. Io sto vivendo questa esperienza senza mia moglie da 6 anni. L'uomo senza una donna non può sparare, assolutamente, non può assolutamente vivere. Poi per quanto riguarda la funzione che potrebbe avere la poesia, io dove sono andato, ho fatto la prima ora 54 presentazioni in tutta questa carriera di vita. Leggo sempre un testo, però posso leggere. Che è inerente alla domanda. Allora ci si intende da diverso tempo se la poesia possa svolgere ancora compiti e funzioni in questa società segnata dalla comunicazione di massa. In particolare ci si chiede, senza però sforzarsi minimamente di trovare una risposta al quesito, ci si chiede se la poesia possa comunicare. Proverò a spiegare cosa è la poesia. Intanto ho detto che il poeta nell'antica Grecia era ritenuto un vago e come tale era considerato un sudanidese. Sostengo poi che se la poesia è stata fino a quasi tutto il Novecento la più importante espressione artistica nel panorama letterario, non può improvvisamente essere diventata, come qualcuno afferma, una cosa inutile o di nicchia, si usa questa espressione, la poesia è una cosa di nicchia. Significa. Avete letto la poesia, avete capito? Dunque sembra di sì, perché se no non potevate essere in grado di tanto firmare. Che non può essere di nicchia. Di nicchia significa che la possono capire solo determinate persone, pochissime poi tra l'altro. E oggi qui mi pare che siamo un po' di tutte le estrazioni. Riflettiamo, poesia deriva dal termine greco antico. Poiesis, che significa patto, realtà e secondo un'accezione per proponere una consola, anche creazione. Quest'ultimo significato si spiega in quanto il poeta nell'antichità greca era considerato colui che era animato da spirito profetico, comunque da alta ispirazione, vicino per questo motivo che non ci ho detto agli idei. E oggi, nella nostra società moderna, il poeta vive nel presente. Non è che io mi vedo sparo, ma mi scordai tutto.
io sono qua con voi e il giorno faccio le mie esperienze sulla terra. Allora, il poeta vive nel presente, che è fatto di vita, di tempo, di esperienza di ogni giorno. Quindi la poesia è un fatto, una realtà completa. Il poeta si interroga, e vuole che tutti si interroghino, su temi, spazi, modi rimasti senza risposte perché non riusciamo più a cogliere il significato della parola. Per questo non comunichiamo, o comunichiamo poco. La colpa, tra virgolette, di questo non può essere della poesia, per coloro alla quale il poeta si serve della parola, che non è un mezzo astratto. Anzi, è attraverso di essa che noi comunichiamo, non come si dice la parola. Questo aspetto è fondamentale per capire che la poesia ha ancora oggi le sue inoppugnabili funzioni e, guarda caso, essa ha anche dei compiti, per esempio, di aiutarci a dire la verità sulle cose, di insegnarci a contemplare, a ricordare, ad avere rispetto per il proprio e l'altro destino. Quindi, amore in senso sempre. Senza dimenticare che questi compiti sono espletati sempre attraverso la parola, che non è, ribadisco, un mezzo astratto o inutile. In conseguenza non è neanche la poesia. Usarsi insiste nel rimarcare i compiti della poesia, ma non posso non aggiungere che la poesia è suono, musica, immagini distinti, essere, esperienze, distanze, vuoti dell'anima, quando è vera è altra poesia. Cioè, noi spesso, no, quando vediamo un film, vediamo delle scene, ci scappa di dire spesso, ah, ma quanta poesia c'è. No, non diciamo così. Non diciamo quanto romanzo c'è, scusate, la stupidaggine. Voglio dire, perché diciamo così? Perché la poesia è di noi. E anche per i giovani, a mio parere, oggi che l'espressività larga, non per colpa chiaramente loro, la poesia può svolgere un compito fondamentale, poiché essa è anche libertà, verità e pace. Valori fondamentali molto spesso assenti tuttavia risultati. Concludendo, in una società moderna in cui domina il cinismo e impera l'egoismo, la poesia è necessaria, anzi necessarissima e urgente. Grazie. Concordo con quello che hai detto, la poesia come l'arte è accessibile a tutti, su più livelli, ognuno, come dicevamo all'inizio, deve avere il cuore pronto a mettersi in gioco, ad ascoltare, che a volte leggendo una poesia o una storia ritroviamo delle sensazioni, scopriamo delle sensazioni che noi viviamo e dobbiamo avere la volontà di andare più in fondo, di trovare la verità. E l'arte che cosa fa? Trasforma la realtà in verità, in disordine, in ordine. Marianna. Messaggi. Ho raccolto tutti i canti che conosco, canti azzurri e zafferano, violetto e sangue di toro, canti di musche e di bestemmia, di sale e di farina confusa col vento, di gigli di luna caduta e desolata, di alve di dolore, canti d'amore e li ho distribuiti alle conchiglie dei mari. Oltre all'amore nelle sue poesie, quali sono i messaggi che intende trasmettere? Guarda, tutto deriva discende poi dall'amore, se è sincero, profondo. L'amore, diceva Virgilio, quasi Virgilio, non lo studiate più, non lo studiate, allora diceva Virgilio, omnia vincitur amor, cioè l'amore vince, travolge, nel senso letterale che vince, ma che dimostra cosa possa essere e travolge, l'amore travolge ogni cosa, quindi dall'amore poi viene tutto, l'amicizia, il rispetto, la pace, la libertà. Ieri dicevamo questo proprio, che l'amore può avere varie forme. E noi dobbiamo imparare a parlare di amore, a parlare di emozioni, e la poesia è uno strumento che ci aiuta. La poesia che è dentro dei
c'è un po' un quadro che richiama a certi aspetti sociali. Ecco perché poi alla fine io dico che mi distribuisco le conchiglie di mare, pensando, illudendo, che sai, le conchiglie probabilmente no, possono arrivare all'umanità. Quello che diceva Emily Dickinson, il poeta ci lascia una luce, sta poi noi animare questa luce con la nostra sensibilità, arricchirla con le nostre idee, con le riflessioni che ci vengono in mente leggendo una poesia. Sergio. Ci sono poesie che non ha mai pubblicato? No, rido perché ne ho tante a casa, ma sai che cos'è? E adesso sono arrivato al punto in cui in qualche modo ecco, sono infastidito da questo fatto che gli editori dicano che la poesia non tira. Non mi va più di andare a perorare in giro quello che sto facendo, ma non perché sono stanco, perché noto che mentre in America c'è un movimento abbastanza vasto che sta cercando di portare di nuovo la poesia dove merita, al posto dove è stata per secoli, in Italia tutto va come sogno. Ma oh ragazzi, non sono nemmeno i romanzi che galoppano, è che io ho avuto la fortuna di conoscere lo scrittore Sartori, perché quando ci siamo messi a parlare, io con questo libro ero appena arrivato, dico appena perché oggi sono abbastanza critico, però insomma all'epoca ero a 480 e poco di no, e io ho detto sai, io questo libro sono sotto come la luce, e mi ho detto tanto, hai fatto un miracolo, ma lo sai che ci sono scrittori che non pubblicano, che pubblicano romanzi e non arrivano a vendere più di 200 di fuoco. Allora io non accetto il programma, quindi forse mi è da pensare che la poesia, il mondo della poesia sta cambiando in Italia, sta cambiando e cambiando, c'è una certa inflazione, ecco, tutti si improvvisano, infatti volevo proprio insomma ripetere su questo, è cambiato anche con i social. Avere un substrato culturale e anche di vissuto, perché sennò non può venire fuori qualcosa di veramente valido. Infatti le ultime tendenze quali sono? Quelle di poeti che cercano un pubblico con cui dialogare e pubblicano sui social. Sì, poi questi Cosa pensa di questo? No, non sono d'accordo. Ma molti miei amici mi hanno consigliato, spinto a arrivare. Io non sono adesso che questo Instagram, adesso il Google, da nessuna parte. No, oggi su Google c'era il signore Mario. No, non ero sicuro che ti chiamavi Marco. Comunque c'era Mario perché poco fa mi ha dato su Google a cercare qualcosa di me. Qualcosa di me, chiaramente c'è perché poi i libri, questo editore che ho trovato, poi incontrato al vivo, inserisce poi, mette sul sito, su internet, questi libri, quindi anche ce l'era forse anche qualche presentazione più fatta. No, non ho proprio approfondito, ho visto la sua vita, le sue pubblicazioni, ecco. Forse però non sono da nessuna parte. Allora, vi spiego anche il motivo. Avevo fatto un regalo alla mia compagna. Ho scritto in dialetto, perché ho scritto il popolare di Valencia Paese raccogliendo 5.000 voci di realtà che si stavano perdendo con questo. E poi ho avuto in mente di donare, di fare donna ai miei compaesani di una poesia che si chiama Acqua Rotta, in cui un po' descrivo quello che è il carattere di Valencia Paese. E all'epoca era
associazione che è su, su questi film. Insomma, il piatto di fagioli, il piatto, il primo piatto, la frittura patacchiatiti raggiunge 80-120 gradi. Questa mia cosa durante appena 15, ragazzi, basta, no, no, non voglio più sapere di social. No. Però si potrebbe utilizzare la tecnologia in un altro modo. C'è un'altra tendenza, che è quella di trasformare su YouTube, trasformare le poesie in melodie. Quindi è un connubio tra poesia e musica, visto che ami la musica. Per il momento no. Dov'è? Pasquale. Qual è la sua poesia a cui è più attenzione? Guarda, questa raccolta è l'ultima. Quale? Amore di Dio. Volete leggere? Quale? Chi vuole leggere? L'ultima. Se no la leggeremo. Amore. Amore mio, e sulle tue labbra deporrei le mie mani pallide, così il mio viso di fiumi secchi assumerebbe la forza di una cascata e vedrei rinascere cespugli di baci e farsi boschi di carezze. Per questo, quando sei lontano, il mio amore partirà per restare con te e restare, per cantarti mille nanne e poesie, storie di sogni e fiori, di lune e nevicate, di erbe e di te e di me, quando sarai presente e sederai vicino a me, e quando non avrò più voce e non conoscerò più parole, mi tornerò bambino per imparare le regole elementari e scrivere nuovamente per la prima volta che ti amo. Getty. Io non so se c'è qualcuno, se no avrei l'ultima domanda da fare. C'è qualcuno che vuole intervenire? No, mi faceva ridere il discorso, insomma, stavo dicendo poco fa che insomma pubblicare poesie, come lei dice, non è una cosa facile, no? E questo dà molto da pensare, perché in generale, voglio dire, si legge poco. E quindi cioè, è una cosa che fa veramente paura questo, perché significa che stiamo diventando davvero una società sempre molto più molto superficiale, che stiamo non vogliamo riflettere, non vogliamo perdere tempo a pensare, viviamo solo di istanti, di cose che possiamo avere nell'immediato, non so come spiegarmi. Io in maniera molto critica, ma l'ho detto in 20-30 presentazioni di Parco, anche quando al mio pianto come relatrice c'era una dirigente scolastica o un dirigente scolastico. Io ho detto che a debito alla scuola la gran parte di questa sbogliatezza perché hanno i ragazzi a legge, perché la scuola dovrebbe questo. Aiutare, dare la possibilità di capire che leggendo si impara, era un bel progetto. Ma è così, è così. Però poi mi dicono che il ministero è ribellatevi, non lo so, che senso ha dire il ministero? A parte quanto guardate, allora io al liceo impostavo le lezioni, come dicevo, come pensavo io, erano altri tempi, io ho insegnato sulla prima finire degli anni 70, fino all'inizio degli anni 80, perché poi ho conosciuto mia moglie, ho lasciato pure l'insegnamento, ha fatto un corso nel Ministero del Pestare vicino, e lei non voleva venire a nuovo. E allora mi sono venuto io e rinuncio all'insegnamento. E ho fatto delle cose, sono pazzo, no? Ho fatto il concorso con il Ministero del Beni Culturali, sono l'attivista
che mi ha servito tantissimo, perché poi ho scoperto la ricerca d'archivio, ho pubblicato una serie di libri su Giorgio Caldo, che erano comunque sempre documenti inediti. E quindi, però, anche lì, quando arrivava qualcuno, io lo faccio un esempio. Sapete benissimo, non mi dimentico, gli uffici chiudono ad una certa ora, no? Uffici statali, parastatali, privati non ne parliamo. Allora in mezzo si chiude, il pubblico non si riceve più dalle 11 a mezzo, da mezzogiorno, non so da quando. Insomma, alla fine di stato di vivo, un giorno arriva un signore, era, vi giuro, era sudato, trafelato, era quasi pallido. E busse, apro lì, era questo così, ho chiamato una collega, il professor mi ha detto, che così, viene qui, porto mi interrogato, questo signore, secondo me, è male. E dove è, viene, si accorge. E dove è, che succede? No, guardi, è da stamattina sto girando tutti gli uffici di libro perché mi servirebbe una gazzetta ufficiale. Noi come archivio andiamo anche per la raccolta delle gazzette ufficiali. E dove è il problema? Non me l'ha dato nessuno. Anzi, mi partiamo da un ufficio all'altro, da un ufficio all'altro senza darmi questo. Chi non ce l'aveva, chi non aveva la tempo, chi non ce l'ho fatto, non aveva essere risultato. Riprendete un po', bevete un po' d'acqua perché tra 5 minuti avrete la medicina. D'estate gli uffici di Stato chiudono per 15 giorni, sarà pure offrirsi. Arriva una di Firenze che paga meno di euro. E no, siete di qua per la ricetta. Cioè io dico, io posso derogare che nelle scuole non si può fare questo, non si può comprendere. Cioè se uno ha inteso un programma, che lo faccio? Ti dovrebbe apprezzare che magari ai ragazzi dai la possibilità di aprirsi mentalmente, di vedere altri orizzonti, perché se no giustamente vanno poi su questi benedetti stramaledetti cellulari. E che fanno? Io a scuola, ragazzi, la letteratura italiana non la studiamo sul libro di testo, la studiamo altre due letterature. E così facevano la ricerca latina. Ma diceva, tu sei un... No, ma è perché mi piaceva vedere che cosa, come veniva inserito in un certo contesto un discorso e come lo trattava un altro autore di letteratura latina, italiano, eccetera. E quindi poi quando andavo all'interrogazione, era uno scoppio di mortaretti, insomma, perché la professoressa poi vedeva che poteva andare a toccare certi casi e era così. Però bisogna sapere, ma non per il gusto di dimostrare al compagno o a chi che sia che uno è bravo, no, bisogna sapere per se stessi, perché si è contribuito la vita. Lo spirito critico, quello è fondamentale nella vita per sapersi insomma relazionare col mondo. Allora io non ho letto il libro, anzi di questo evento stasera l'ho saputo perché la collega si era dimenticata di dire. Comunque ho spulciato così un po', ho visto che ci sono poesie di un verso. Lei si ritiene un poeta ermetico? No, io odio l'ermetismo. Pure io. Io odio l'ermetismo. E infatti, secondo me, questo allontanamento dalla poesia è stato determinato proprio dall'ermetismo, perché l'ermetismo, mi ricordo quando facevamo incontri, fiume, a spiegarci dove volevo andare a fare quello, quell'altro, insomma. Ma è una poesia difficile, l'ermetismo, perché già la parte del poeta con il presupposto che non vuole essere capito, letto, interpretato. Io scrivo per la gente, non per me. Cioè io voglio che la mia storia che possa essere un messaggio tale che in qualche modo risolva il problema.
possa qualcuno che dice scherzamente amare è necessario, è indispensabile. Io non credo che sia proprio logico. Anzi, se vogliamo lo approfondire, vogliamo dire una cosa, sarebbe che manca a tanti nostri. Allora, il premio Nobel a qualcuno che viene non faccio Nobel è stato dato perché è stato pompato da uno, sono cose vere, da un Presidente della Repubblica che ha poi pressato noi siamo contenti di aver organizzato questo evento. Torneremo a scuola sicuramente più ricchi di prima, ricchi di idee, di spunti. L'ultima cosa che volevamo chiedere è questa: continueremo a essere lettori di poesie, ma sperimenteremo anche un altro aspetto, quello di scrivere la poesia. L'abbiamo già fatto l'anno scorso, lo faremo anche quest'anno. Quale consiglio vuole dare ai ragazzi? Cosa non deve mancare a un poeta? Attraverso la domanda della sensibilità e poi soprattutto leggere di tutto e di più, però leggere il cartaceo, non un cellulare. Non si legge, danneggia. Grazie. Però scusate, ma mi devo autopromuovere, io faccio sempre così, il libro costa solo, dice, il libro solo perché i miei libri prenderebbero di più, non detto da me, ho detto da critici d'arte che mi hanno conosciuto, critici letterari che mi hanno conosciuto. Però io ho sempre messo 10 euro perché 10 euro sono alla portata di tutti. E non mi interessa poi a ritiri. Io ripeto, ho scritto 14 libri, finora, non so se scriverò ancora 10, però non mi sono mai arricchito, soprattutto non mi sono mai costituito. Questo ci tengo a dire. Bene, grazie a Angela, Michela, grazie a Nando. No, grazie a te che ha dato un esempio di portata, un esempio di vita vissuta, soprattutto di una persona che è dentro la cultura e che per noi è stato, come dire, un dolce sentire, perché quando noi abbiamo impostato la nostra vita, la nostra campagna, la nostra attività culturale proprio sulla poesia, tanto è che in estate facciamo una rassegna di poesia dialettale, di poesia in italiano. Era una legge simile. Sì, e quindi per noi diciamo, è stata veramente una rievocazione molto importante. Così come è importante il concetto dello studiare. Io lo dico brevemente per i ragazzi. Io ho un solo rimorso nella mia vita. Quando sono uscito dalla scuola media, i miei insegnanti mi hanno consigliato di andare al liceo classico. Io sono andato al liceo scientifico e vi posso assicurare che mi manca il 50% della mia formazione personale e culturale. Quindi, se vi dicono che suggeriscono di andare al liceo classico, fatelo, perché è la scuola che forma a cultura e sicuramente fornisce gli strumenti. In maniera provocatoria, a volte dico che se fossi io ministro, inserirei il latino e il greco in tutte le scuole d'Italia. Quindi prendetelo come un suggerimento, come un consiglio, perché con la scuola, con la formazione si vince tutto, l'ignoranza soprattutto, ma poi si vincono anche altre battaglie sociali, politiche e soprattutto la malavita. È una dura lotta. È una dura lotta. Ma la vinceremo. La cultura ci rende liberi. Rende liberi. Così come rende liberi anche il libro. Io nella mia ultima fase di attività culturale che sto svolgendo
oltre a quella di scrittore, giornalista, autore, faccio anche l'editing. Quindi adesso, diciamo, è una mia forma nuova di propormi per gli amici, lo faccio gratuitamente e ti faccio dono di questo libro, l'ultimo scritto da Claudio Stilitano, che è un altro collega giornalista, scrittore, che è una grande storia d'amore di una anoressica. Questa è l'anoressia, è una battaglia pure da affrontare che i ragazzi dovrebbero anche leggere per capire e combattere, soprattutto in questa età difficile e critica, le problematiche legate a questa malattia. Te ne faccio dono a ricordo di questa giornata, così come faccio dono anche ad Angela, qualche altro come voi magari vediamo. Ringraziamo anche i ragazzi che hanno dedicato, sì, siamo molto, molto orgogliosi della loro presenza qui, perché è importante. Io abbiamo saputo, presentato l'ultimo libro che ho fatto, è un libro in cui ho dedicato una ode, cioè una struttura poetica, si chiama ode. Insomma, una poesia a ciascun comune della provincia di Lugo, sono 50, il comune 50 poesie, cercando di magnificare le bellezze e le caratteristiche della peculiarità e richiamare al senso di appartenenza. La prefattrice è la scrittrice Titi Preta, se la conoscete, e mi ha voluto portare il suo classico, lei insegna ancora il suo classico. E vi posso dire che i ragazzi hanno fatto delle domande di un livello che voi avete sicuramente se non superato quasi. Una buona classe insegnante. Io ho detto prima che fosse la verità. Ecco sì. Quindi vi ringrazio e siate orgogliosi. Grazie.